troviamo ad IoThings con Francesco Ferri, il presidente di Lombardia Informatica, al quale chiediamo subito il motivo per cui siete venuti all'evento. Chi è Lombardia Informatica? E Lombardia Informatica è la digital company di Regione Lombardia, quindi ci occupiamo di tutto il funzionamento dei sistemi informativi, sia del sistema regionale ma anche del sistema sanitario di tutta la Regione Lombardia. Ovviamente non è solo tanto il funzionamento dei sistemi, ma è tutto il mondo dell'innovazione intorno a questi sistemi, ad esempio nel sistema sanitario, tutti quelli che sono i sistemi più avanzati di presa in carico del paziente cronico, piuttosto che di radiologia visibile da più strutture contemporaneamente, piuttosto che tutte quelle che sono le interconnessioni di dati, creano un database unico nel sistema sanitario nazionale, sono tutti progetti innovativi gestiti da Lombardia Informatica, che ha più di 400 persone che fanno funzionare 700 servizi cruciali per tutta Regione Lombardia. Ok, direi quindi una realtà strategica anche per il sistema paese, mi sembra di aver capito. E nel sistema paese si parla anche di 5G, sente sempre parlare di più di questa nuova tecnologia che metterà in comunicazione qualsiasi cosa. Abbiamo sentito parlare che Milano è messa molto bene da questo punto di vista, ci dica qualcosa di più. Milano è sicuramente una delle capitali europee del 5G, in realtà non è solo Milano ma sono i 61 comuni intorno a Milano che sono tutti oggetto della sperimentazione 5G, che sta veramente diventando non solo come infrastruttura tecnologica, quindi l'interconnessione grazie al 5G di sempre più oggetti per chilometro quadrato, si passa dall'attuale 4G con 10.000 oggetti connessi per metro quadrato al 5G che farà 1 milione di oggetti interconnessi per chilometro quadrato, ma in realtà questo salto tecnologico serve più che altro per provare nuove sperimentazioni a servizio del cittadino, ad esempio nel mondo della sanità piuttosto che nel mondo della mobilità. Ad esempio nel mondo della sanità la ambulanza interconnessa, quindi il fatto che quando c'è un'urgenza è possibile fin dal momento della presa in carico del paziente sull'ambulanza interconnettersi con l'ospedale e di conseguenza cominciare le cure in real time. Oppure ad esempio nel mondo della mobilità, il fatto che la propria auto connessa con le altre auto e connessa con i sistemi di mobilità, quindi dai semafori alle strade, ci sia un continuo scambio di dati, ottimizzerà il traffico e ridurrà le probabilità di incidenti. Quindi tutte innovazioni che servono proprio per migliorare, grazie a questa potentissima tecnologia, la vita del cittadino. Quindi la ricaduta è sempre su noi persone comuni che ci andiamo a curare, andiamo in giro, andiamo a studiare, andiamo a fare i nostri compiti quotidiani. Quindi a questo punto vorrei congedare il Presidente, grazie comunque per queste ottime indicazioni. Su quali sono gli sviluppi futuri di questa parte così tecnologica di Regione Lombardia? Noi come società a servizio di Regione Lombardia dobbiamo ovviamente aiutare Regione Lombardia a fare le migliori politiche di innovazione per aiutare il cittadino e le imprese ad accedere ai servizi di Regione Lombardia e ad avere servizi migliori. Quindi ad esempio stiamo lavorando molto sulla piattaforma Bandi Online, che fondamentalmente azzera il tempo di accesso dei cittadini e delle imprese ai bandi, che sono una delle cose più di solito faticose, lunghe, complicate alle quali poter accedere. In particolare stiamo facendo addirittura una sperimentazione in blockchain, quindi utilizzando una tecnologia che permetterà di fondamentalmente autocertificare tutto quello che una persona carica e di conseguenza di avere in tempo reale, una volta che io voglio cedere un bando, una risposta in tempo diretto. Idem per il mondo della sanità, per il mondo della mobilità, per il mondo dell'agricoltura, per il mondo delle imprese. Lombardia Informatica è il servizio di Regione Lombardia per fare in modo che la vita dei cittadini e delle imprese migliori. Allora grazie Presidente Ferri, grazie per essere venuto a IoThings, tra l'altro tutti i temi che lei ha citato sono quelli dell'evento, per cui buon evento. Grazie mille. Arrivederci.